Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su Far Cry 5 chiamata Lega Montana. E abbiamo appena liberato un po' di gente di White Nails qua, insomma, di gruppo di resistenza di qua che combatte questi Eniti, diciamo, questi leghisti qua del Montana, ecco. E allora, qua c'è niente da saccheggiare, questo è da saccheggiare. Ok, saccheggiamo. Perfetto. Jess, hai mai pensato di abbandonare Ok, mentre lo l'esercito fanno americano? chiacchiere in tutta allegria, io questo saccheggio. Non facciamo gli schizzi rossi. Giusto, c'hai ragionissima. Ora, a questo punto, interagiamo. Ma ho capito, devo spostarlo un attimo. Va bene. Ok. E come le calmi, calmi. Stiamo molto calmi. Io sto spostato che devo aprire qua. Oh, che befina. Ok. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Interagiamo. Allora, io voglio capire. Non s'apre? Niente. Questo non s'apre. Niente. Fa niente, raga, fa niente, fa niente, fa niente. Allora, a sto punto direi di fare un'altra cosa. Allora, vediamo un po' dove siamo e cosa ci troviamo a poter fare. Siamo qui. Ci sarebbe questo punto di scorta di Prepper. Ci sarebbe punto per salto, ma non voglio mettermi a saltare, Wingtip, Tammy Barnes, blim blim blim, bla bla bla. Ma non è che lì c'è magari un punto, una cosa di... No, non... Vabbè. Facciamo una cosa. Tammy Barnes, Whitey, Eli Palmer, uno di quello al centro, ok? Va, andiamo di là. Facciamo che andiamo di là, ok. Andiamo alla base, magari andando alla base di passaggio ci ritroviamo alla... Aspetta, dove cacchio? Però sai che quel mezzo ci potrebbe servire. Scusa, scusa. Beh, tanto vale che... Ma l'ha aperto? No, pareva sano. Comunque. Non si può saccheggiare. Tanto vale che ce lo portiamo appresso. Si è buggato. Amen. Ok, allora. Sali. Tu sali. Spero che guidi meglio di come spari. Scherzo, sto cercando di migliorare il mio rapporto con gli altri. Non ci stai riuscendo molto bene. Però va bene. Ecco. Tu stai venendo con l'altro mezzo, va bene, che volete dire? Va bene. Ok, io vengo con questo e andiamo insieme, torniamo insieme allegramente alla base con i loro camioncini. Oh. Passaci pure in retro. Ok. Questo è un lupo. È ancora un lupo. Va bene, in viaggio verso la destinazione. Ah, adesso mi spunta e sono in viaggio. Bene. Ottimo, sono contento della cosa. Comunque, adesso torniamo lì, questo bello camioncino. Camioncino passava, quell'uomo gridava gelati.
Tizio mi ha detto. Porca. Nope. Dobbiamo tornare alla base. Qua c'è il ghiottone. Qua c'è il ghiottone. Oh, allo. Ehi, ci siamo portati in mezzo. Olè. Oh. Ehi, pure due camion ci siamo portati. Ma la grandissima. Beh, bravissima tu. Poi vedi che alla fine non sei così inutile alla fine. Dai, ora. Dove dobbiamo andare? Dov'è sto coso? Eli Palmer. Eli. E dove ce l'hai? Scusa, io voglio capire. Ma non c'era da queste parti la... Cosa? Perché ci sono degli elicotteri lì? Che sono quegli elicotteri lì? Cosa sono? Scusa, aspetta un attimo, eh. Ok. Dove? Ci sono un attimo confuso. Jess, hai famiglia? Chi si prende cura di te? Io, me e me stessa. Allora. Ma non c'era qua da qualche parte la posto dove dov'è? Dico qua c'è questo, io ricordo, scusa, io non c'ho qualcosa al lì, ok, lì. Però per essere lì... Cristo signor, capito. Ho capito. Eccolo, ho capito. Oh, to. Ecco. A posto. Siamo arrivati. Bene, allora. Tu... Non basta mai. È bello vederti, vice. Dai. Ho un lavoro per te. Ti ricordi il Grand Hotel? No. Quel buco di merda dal quale ti abbiamo tirato. Ah, il Grand Hotel, ok. Tornare là. Jacob ha preso un white tail di nome Briggs e sta usando le stesse tecniche di lavaggio del cervello che ha usato su di te. E tutto per farsi dire da Briggs dov'è la tana dei lupi. Non credo che Briggs possa resistere quanto te. E se si lascia sfuggire dove siamo, è la fine. Dobbiamo fare in fretta. Alcuni direbbero che la mossa più furba sarebbe ucciderlo. Ma se iniziamo a uccidere i nostri amici per pararci il culo, non siamo meglio di certo. Sì. Non voglio prendere quella china. Ti dico cosa faremo invece. Witty ha preparato un kit di deprogrammazione. Lo stesso che abbiamo usato su di te. Devi cambiare il nastro che stanno mandando nella stanza di Briggs con quello che ti do io. Poi, vedremo che succede. Se tutto va bene, il nostro tornerà coi piedi per terra. Se così non fosse, ci penseremo quando sarà il momento. Va bene. Ok. Vediamo questa lettera. Come avrai notato, le cose che mi mettono male. Io e Witty abbiamo nascosto le scorte di attrezzatura e risorse in giro ai boschi. Se hai bisogno di scorta, prendi pure quello che ti serve. I White Tail devono pericolare gli uni degli altri. Va bene. Mi servivi proprio tu. Mi dica. Hai mai pensato di arruolare? La milizia dei White Tail si prepara da anni a questa battaglia. Grazie a Eli abbiamo scorte un po' dappertutto. Sei brava. Armi, munizioni, tutto quello che vuoi. Dobbiamo essere pronti a tutto. Giusto. Ma per come vanno le cose, quella roba ci serve qui. Non chiusa in un bunker ad aspettare che qualcuno la trovi. Ci manca solo che un cazzo di Edenita si imbatta nelle nostre scorte. In effetti. Quindi se potessi andare tu a recuperare la roba ci daresti un grande aiuto, ma... c'è cioè? Un problema.
Non abbiamo una mappa delle scorte qui. Non chiedermi perché. Protocolli di sicurezza e stanzate simili. C'è uno scout alla torre Jefferson che dovrebbe averne una. Il posto è a ovest. Buona fortuna e mi raccomando. Ok. Chi si prende cura di te? Io me. Voi vi fate quattro chiacchiere in allegria. Questo White nascondi. Ah, giuramento White. Ok, bene. Certo. Lo facevo più duro così. Non preoccuparti di lui. Sì. Potrei esserti sembrata sgarbata prima. Non ti sto chiedendo scusa, ma ne prendo atto. Sì. Non mi fido della gente che non conosco. Sì, però. Eli dice che tu sei un tipo opposto. Quindi mi fiderò finché non avrò motivo di non farlo. Già una cosa. Il tuo valore. E andremo d'amore e d'accordo. Ok. Senti qua. Witty sta cercando di mettere su una stazione radio pirata. Ha detto a Eli che è per coordinare la milizia. Ma secondo me vuole solo suonare la sua musica. Ah. Quindi diamogli corda. Il problema è che non riesce a trasmettere il segnale. Il nostro amico qui sostiene che la setta sta disturbando tutta questa zona e ci ha spiegato come. Pare che ci siano due antenne radio con sopra un jammer e un terzo jammer a bordo di un'unità di pattuglia sulle strade. Ah, bene. Occupati prima delle antenne, così ripuliremo il segnale abbastanza da trovare la pattuglia. Ok. Ti faccio sapere quando la trovo. Aiutaci. Forse potremo iniziare a parlare Il maglione si sta alzando in maniera... Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Io a questo punto quello che... Che? Copritemi! Bene, ma sta giù! Copritemi cosa? Cosa state facendo? Cosa state facendo tutti quanti? Cosa diavolo state facendo tutti? Me lo spiegate? Ah, gente fuori! Allora, io le missioni dove le avrei? Una è qua. Meglio attrezzare. Le scorte. Là ci sono le scorte. Qua in colonia, ora di cena, quell'altra missione là. Qua c'è il Grand New Hotel. Sono. E l'altro sta cosa, Fang sono Center. Fang. Che andrebbe prima liberato. Ok. Va bene. Allora, io a sto punto direi andare qua. Meglio attrezzarsi qua. E devi andarci proprio dritto così a piedi. Proprio tranquillo, tranquillo a piedi, perché io penso che sia meglio così. Qui puoi personalizzare gli elicotteri, non è una cosa che mi interessa, anche perché l'elicottero è rumoroso. Ma io devo vedere un attimo una cosa prima. Voglio vedere un attimo una cosa. Come sono messo a munizioni di cecchino? Non mi sono rifatto le munizioni di cecchino. E allora cosa cacchio, cosa intendo fare? Ecco, torniamo giù. E mi rifaccio le munizioni di cecchino, che forse è meglio. Da cui non posso fare niente. Senta, mi scusi. Lei signor negozio. Allora, io avrei da venderle delle pelli. Così. Ok. Inoltre, proprio se vuole, mi può vendere. Oh, sì. A posto. Però avrei anche 9 punti. Scusa, a parte il fatto che a questo punto io questa la tolgo e questo lo richiamo, perché insomma un aiuto dall'alto, sai dove trovarmi, mi piace sempre averlo. So dove trovarti. Ok, sono contento della cosa. Ora a questo punto, scusate un attimo, io devo il negozio, ho fatto tutto, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Io un attimo ho bisogno di recuperare un attimo. Allora, tratti, io ho la cosa di tratti. Allora, qua 9 salutamenti, aumentiamo ancora più la salute. Io è sempre meglio
si è raccolto, rete la pesca, fiamma ossidica nella giungla, nel catonero. Vabbè, questo poi eventualmente dopo. Cerco una visuale migliore. E cerca un zocco voi. Allora. Un attimo, Rampino e salo pure io, salgo, vai su di Rampino. Ho l'impressione che ho fatto una mezza minchiata a salire di qua, però va bene, io intanto vado. Il posto è lì. E ci andiamo. Quello è un alce, ma io Facciamo le ma corna. io onestamente non mi va di non, no, cioè se non è proprio strettamente necessario. Mi occupo al volo di quell'animale, vice. No, no, lascia perdere. Mi sposto! Che? Vabbè, forse era meglio la battevo il coso, però Ti vabbè. tengo sotto tiro. A sottotiro che stai facendo? Che fai? Vabbè, io... Sì. Ma fai un so co vuoi, guarda. Cioè, guarda. Ok, c'ho la psicopatica, c'ho il cecchino psicopatico, l'arceremo e sono veramente a posto. Proprio sono... Hai come a posto proprio. Allora, io di qua si può salire. Posso salire di qui? Mi Mi sa di... dispiace, al momento non so come esserti d'aiuto. Google Assistant ha cercato di... Cioè, voleva essere... partecipare anche lui al gameplay. Però vabbè, appena imparerai a giocare, ne riparliamo. Comunque. Arriviamo a sto posto qua. Minchia. No. Ehi. Ma che a pugni? Ma quanto? Ma sei Cerco scemo. un'altra angolazione. Allora. Torre d'avvistamento Jefferson. Cristina, ok, così magari recuperiamo la mappa. Ah, c'è nessuno? C'è un elicottero. Ah. Ok, prendi. Oh. Stanno rapendo gente per sbatterla su quelle cazzo di sedie. L'ultima cosa che vogliamo è perderti di nuovo. Ok. Aspetta qua che la situazione è un attimo. Dice, scegli un posto e paci. Allora. Andiamo un attimo la situazione. Mappa! Dove? Silenzio, qua c'è silenzio a radio.
qua. Capanno di Cooper. Quello. Pesce ora dice. Che palle. Allora. Top. Capanno di Cooper. Ti dispiace? Vabbè. Allora, io. Ah, eccolo lì, ok. Mo si scende. Sì, la Peppa. Vabbè che. Allora, io direi che è meglio andare a piedi. Sì, c'era l'elicottero, ma sai com'è. Proprio perché ci sono le pattuglie in giro, farsi notare con un elicottero e con tutto il rumore che fa. Non penso sia il caso, quindi piuttosto si va a piedi. Andiamo di qua. Ok. Siamo di nuovo riatterrati. E quindi corriamo. Ok. No. No, laggiù cosa? Fermi. Vedete che è meglio non farsi notare. Ma io voglio capire dove cacchio è? Capito che elicotteri, bravissimo, l'hai seccato, bravo. Minchia, vedi Nick Rai che cosa mi fa? Cosa mi fa Nick? Bravo Nick. Avanti. Là c'è una cosa irrompere. Ora no, non è il momento. Ma l'attacco. Vabbè. È il lupo de merda. Pelle di lupo. Ci mancava solo Gix. Porca miseria! Tu tempo e bordello devi crearmi, sì, tu cerchi tutte le angolazioni in sto mondo e mi complichi la vita ogni volta. Cerchi le angolazioni, cerchi. Ma cerca l'angolazione. Ma. Vabbè, va. Lasciamo perdere. Cerca le angolazioni lei. Vabbè. Allora. Di qua. Vedete perché non taglio mai questi gameplay? Qua, soprattutto questi su Far Cry. Perché ogni angolo, ogni passo che facciamo, qualcosa succede sempre. Spesso robe assurde, ma qualcosa succede sempre. Oh, tu che stai facendo? Non ho capito questo. Chi è? Bravo! Bravissimo. Mi ha salvato un Ho sentito che aiuti la gente catturata dalla setta. Ce n'è un bel po', vice. Se ne trovi altri, salva anche loro. Pensavo di Non rifiutare. lasciare altri bravi ragazzi nelle mani di quei bastardi. Ok. Da qui non posso fare niente. Ah, cerca e salva. È diventata una missione principale. Salvare. Ah, un
15 di vetro, tra l'altro già più di metà già li ho salvati. Bene, ok, dico, per me va bene, per carità. Io se posso, nessun problema. Fermi, che ho visto un ambulante. Salve a lei. Non sei della setta, quindi per me sei a posto. Ok. Hai l'occhio del cacciatore. Buon per te. Se le cose continuano così, tocca sapersela cavare da soli. Questa cazzo di Sì. setta. Tutti li prendevano in giro quando parlavano di fine del Mi mondo. sa che con questa ci ho già parlato, mi Penso sa, che avevano ragione. La legge è morta e sepolta. Non ci protegge più l'ho nessuno, notato. quindi dobbiamo farlo da soli. L'unica cosa che conta è rimanere vivi e con la pancia piena. Ho un po' di roba da vendere se ti interessa. Munizioni, attrezzatura, tutte cose utili per Sì, vivere. sì. Se poi hai delle pelli di animale Vabbè, senti, preparate, salta, ho mi capito. risparmi la fatica di... Non c'è bisogno di farla lunga. Tu va a caccia, io ti pago le pelli che mi porti. Sì, ok. Allora, toh, io ci avrei delle robe. Vendi tutto, vendi subito. Tutto, tutte cose ti vendo. Le pelli io non me ne faccio. Munizioni, però munizioni quelle me le compro. Ok, benissimo. Oggetti, ove possibile, due bottoni di proiettile me lo prenderei. E quindi Devi fare andiamo. attenzione. Brutta posizione. Mi sposto. Vediamo se di nuovo il giubbotto antiproiettile deve saltarmi fuori per qualche lupo, orso o a meno altro a meno animale che mi deve rompere le scatole. Molo. Ma ricarichi, cosa sta Devi perché muoverti butti subito. Non posso voce? fare Siamo niente. da solo. Vabbè, cosa devi fare? Copritemi, carico! E sono a mezzo metro da lei. Dice, copritemi, carico! Io sono a mezzo metro da lei e sono da solo. Ma boh. Che meraviglia. Sono cose, sono motivi per cui allora, capanno di cucù. Trova la scorta segreta del capanno di Un'altra cucù. colazione. Allora, vediamo. Vediamo. Vediamo un po'. Io direi così. Un Brutta posizione, mi sposto. attimo in pausa. Per un solo motivo. E il motivo è che chiudiamo qui la puntata, o almeno questa. E riprendiamo la prossima. Insomma, andiamo a cercare capanno di Cooper, capanno di Soccomon. Continuiamo così. Come vedete, una sola puntata abbiamo fatto di spostamento perché succedono sempre mille cose. Comunque, detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.